Allora, siamo adesso con Italo Senes, che è stato l'organizzatore di questa regata del Trofeo Nautic Event. Ma in qualche modo, Italo Senes, tu sei presidente della Lega Navale Italiana di Castelsardo, che è un'altra enclave di Vele Latine, detto sulla palco alla premiazione. Hai una qualche responsabilità anche in fondo nella nascita del Nautic Event, no? Di Giovanni Conoci, l'Asso Nautica, perché tu hai lavorato tanto nella Camera di Commercio. Si nasce nel 2019 dall'idea di un visionario quale sono io, che amando molto il mare, ma nella sua totalità a 360 gradi, ha pensato bene di coinvolgere la sua giunta camerale di cui facevo parte allora e farmi finanziare ciò che occorreva per far nascere. Io sono riuscito a far arrivare ad Alghero nel 2019 tre ambasciatori, perché la mia mission non è raccontarcela fra di noi, ma è raccontarla con i paesi del Mediterraneo con i quali noi ci confrontiamo e con i quali dobbiamo stabilire dei rapporti, perché lì dobbiamo andare. E oltretutto convincere i nostri politici che la nautica da diporto è un asset importantissimo per aumentare anche il PIL della nautica. Italo, pensa se tutte le camere di commercio italiane avessero dei membri camerali come te, che poi diventano presidenti di una lega navale, di un circolo velico, che hanno questo tipo di passione per il mare. È un po' un sogno, un po' una sfida, un po' una speranza, però speriamo che ci si arrivi in qualche modo. Io comunque ci lavoro ancora perché ci credo, trovo delle persone intorno a me entusiaste, un po' gli contagio anche un po' di entusiasmo, perché quando lo si fa con questa voglia, con questa passione, è facile anche convincere la gente che avvicinarsi al mare in maniera pulita, in maniera la blue economy è qualcosa che il mare viene toccato in prima persona, per cui è facile parlare di innovazione, parlare di qualsiasi cosa quando si parla di nautica. Esatto, il mare è qualcosa che unisce, che comprende tutte le cose, proprio lo ha nel suo DNA. Sì, ma anche il fatto che il porto turistico sia la porta di accesso alle zone interne deve essere considerato tale, però dobbiamo infrastrutturarci in modo che chi arriva come diportista venga messo al corrente di cosa ci abbiamo di tesori all'interno, non faccia toccata e fuga, ma sia invogliato a rimanere 3, 4, 5 giorni in più nel porto di approdo, perché poi è informato di che cosa succede all'interno, perché noi abbiamo dei tesori che non sono soltanto le spiagge, le cose, il mare pulito, il mare bellissimo della Sardegna, quello ce l'ha dato la natura, non è cosa nostra, va bene, però poi se ci infrastrutturiamo e utilizziamo ciò che la natura ci ha dato in maniera intelligente, credo che poi otteniamo dei risultati. Sono un po' molto avanti nelle cose che tenderei a portare alla luce e a portare molto spesso, molto spesso non ho un'attenzione della politica, perché molto spesso la nautica da diporto è considerata un ghetto per ricchi. Bravo. E questo ghetto per ricchi non è un'elite. Non avrebbe bisogno, secondo il politico, di niente se lo facciano, perché hanno invece il punto è proprio questo. Quando tu hai detto i porti come luogo di ingresso anche per il resto del territorio, per la parte interna della Sardegna, questo è proprio il leitmotiv, il DNA, proprio il nocciolo, diciamo così, del Nautic Event di quest'anno, numero 0, numero 1, quello vero, che sia. È vero. Ed è una sfida, diciamo, da vincere insieme, e che dimostra una cosa. Quando noi diciamo il mare, che può fare tutto il mare in questo caso è per forza di cose in Sardegna, i porti sono l'unico modo per arrivarci in Sardegna, sono i porti, da questi porti si entra nel resto della Sardegna. Stai attento che il sardo il mare l'ha sempre considerato un nemico, quella è una cosa che ora ci stiamo accorgendo da poco, che siamo circondati dal mare. Allora finiamola così. Italo Sales dice: ci stiamo accorgendo da poco che siamo circondati dal mare. Sì. Meglio tardi che mai, ce ne stiamo accorgendo, e cosa succederà in futuro, anche grazie al Nautic Event, lo scopriremo. Grazie Italo, buon lavoro. Ciao. Grazie a te.